Benvenuti Lupetti, in questo nuovo episodio andremo a leggere Fittive Edition. Nello scorso episodio abbiamo cominciato il mondo Terra Ghiottone e oggi lo finiremo. Zuppa di Drago. Cominciamolo subito. Ok, qua non c'è niente, possiamo pure andare avanti. Ho già visto un Tinz qua sopra. Ah, tu prendi questo. Ok, pelo pelo. Ok, subito la regina. Andiamo subito. Ma no, poi è stupendo il fatto che quando usiamo il Globs, come si chiami. E lui quello che spara assorbe al posto del... Che poi alla fine cosa sarebbe? Una mosca? Una zanzara? Buon, finito. Quello che domani cominceremo, il mondo 4 lo finiremo anche. E poi fra qualche giorno avremo anche finito il let's play. Anche con Luigi Mansion 2 non abbiamo ancora tanto da fare alla fine. Siamo già al mondo 4. Dipende che io ho già iniziato il mondo 4. Ma non so quando ve lo carico, quando devo uscire, quello è il fatto. Quindi ho il dubbio. Cavolo, voglio prendere queste lucciole viola ma non riesco. Deve anche uscire un gioco da tavolo, bellissimo, di Rayman Legends, con i personaggi stupendo. Se ho la possibilità lo vorrei prendere, se esce in italiano, e anche in Italia. Ok. E magari farò anche magari un video dedicato, non so ancora. Ma secondo me ne vale proprio la pena. Faccio lì, c'è anche un Tinz. Andiamo così. Ok, qui non c'è niente. Spero di non aver mancato nulla. Qua posso andare? No. Vediamo se siamo giusti. Ok, perfetto. Ok, meno anche il re ce l'abbiamo. E poi mancano solo più 4, tralasciando l'ultimo. Anche cercare un attimo di bigami, perché oggi vorrei almeno riuscire a registrare, beh, questo video qua. E poi almeno registrare i due video del mondo 4. Niente. Ok. Ok, ho mancato alla fine 3 lucciole.
Allora, così. Ok, gli abbiamo anche un Teens. Vediamo se siamo giusti. Ok, perfetto. Ok, ottimo. Non me l'aspettavo. Andiamo qua sopra che c'è anche il Teams. Ne manca solo più uno. Ok, qui niente. Ottimo. Tanto vi è anche riuscito ad arrivare con le lucciole, quindi non è che mi preoccupo più di molto, appunto. Abbiamo preso tutto? Sì, ok. Cavolo. Però, volendo, tipo fare un salto lì. Che essendo piccoli si può fare un sacco di cose. Per saltare un bel po' di livello. Tipo così. E sono andato alla fine. Credo di sì. Ok. E dai, spegniti. Niente. Frutto. Sì, frutto capriccio. Ok, capriccioso. Che i prossimi due livelli beh, il boss finale. E il boss finale, cioè il boss. Un livello da 3 teens, quindi è corto. Beh, se anche il prossimo livello da 3 teens. Cominciamo molto bene. Posso saltare qua sopra? Ok. Ok, l'avevo. Ok, mi sembra di averlo colpito. Magari no. Non era così, però mi sembrava di averlo colpito. Quanto è bello l'ambientazione del ghiaccio, però è fastidiosissima la cosa del fatto che si possa scivolare. Ok.
Non me la disco scendendo lì sotto, non credo ci sia qualcosa. Per un momento pensavo di essere morto. Niente. Qua però c'è qualcosa. Ok, c'è qualcosa qua sotto. No, ok, però. Un attimo, posso fare tipo un coso più potente? Ok, non c'è niente. Ok, possiamo ancora prendere i due viola, ottimo. Voglio colpire te, vieni pure qua. Ma siamo quasi almeno alle lucciole per ottenere il Gratta Fortuna, l'importante è avere quello. Cavolo. Ok, non importa. Ok, altre lucciole. Voglio prendere queste qua. Non c'è più nient'altro da prendere. Non credo. Ok, possiamo andare avanti un attimo. Ok, non c'è niente. Ok, ne manca solo più uno.
Ok, magari questo. No. Ok, forse ho trovato il tins che mi serve. Ok, abbiamo finito. E basta che faccio tipo così. Sei informissima, cominciamolo subito. Bisogna dire che il prossimo, il boss che affronteremo adesso, fra qualche minuto, è molto particolare. Ok, primo teens. Siamo già, devo dire, quasi a metà, quindi dovrei riuscire a prendere abbastanza lucciole. Ok, come devo tipo fare così, ok. Ok, dovremmo aver finito. Eccolo qua il boss. Ok, facciamo molta attenzione a non essere colpiti.
cavolo. Ok. E niente. Ok, faccio. Cerchiamo di fare più attenzione possibile. Ok, prendiamo queste, andiamo per di qua. Qui c'è un'altra, via. Ok, dovremmo aver finito adesso. Spero, ok. Abbiamo anche abbastanza lucciole, quindi ottimo. Ed eccolo qua, il terzo boss delle origini. Brucio per te. Cominciamolo subito. Che poi alla fine questa tipologia di boss hanno un significato nelle origini. Ve lo spiegherò più o meno quando porterò il gioco. No, voglio prendere le lucciole, visto che non so quante riuscirò a prenderne dentro al boss. Che spoiler, sì, dobbiamo andare dentro al boss, quindi. Rimaniamo bassi. Così. No, cavolo. Però forse mi conviene andare sotto e che c'è un doblone. Sì, siamo effettivamente dentro il boss, quindi. Ok, primo tinza.
inizia finalmente la battaglia boss dentro il suo stomaco. Non mi ricordo come gira il fuoco. Mi manca però un Tins. Non mi ricordo se si prende tipo qua. Ok, ultima fase. Di così bisogna stare sopra alle bolle. Pure aver mancato l'ultimo Tins. Spero onestamente di no. Che sia a fine livello. Cavolo. Ah, ok, abbiamo ancora un pezzo, quindi sì, sarà qua. Ok, eccolo qua. Abbiamo finito. Qui abbiamo finito le terre ghiottone al 100%. Abbiamo solo due mondi e quello con Marf. Come ti chiami? Non mi ricordo mai come si chiama quello col tocco. Marfi. Abbiamo ottenuto altri 5 gratta fortuna per aver finito il mondo. Ok. Nuova creaturina. Ottimo. Ok, molto bene, visto che mi serve anche per il video di domani. Ok, lucciole sono 500. Ok. Ok, dovrebbe essere il boss finale del mondo 4, il Murray dell'Abisso. Sono anche messi molto bene con le creaturine. Ok, molto bene. 10.000. E so che ce ne mancano veramente pochissime e lo continuiamo anche a ottenere, quindi... Nuovo dipinto.
che ci manca solo più il re dei fantasmi. Poi abbiamo completato il 100%. Idem per la regina dei maiali. Ok, vediamo se c'è qualche eroe da sbloccare. Non credo, appunto. Ricominciare domani con Sir Raielot. Perché no? Quindi vi saluto e domani cominceremo finalmente il mondo 4 alle 15.30 e lo finiremo alle 17. Vediamo se effettivamente come si chiama il mondo 4. Mare delle serendipità. Della serendipità. Ok, vi saluto e vi aspetto domani, solita ora, con Rayman Legends. Ciao lupetti!